Può nascere un governo giallorosso e potrebbe nascere in caso con Giuseppe Conte alla guida, che oggi ha fatto un intervento che avete apprezzato. Ho visto anche il vostro preservizio che ha ripreso alcune delle parti più apprezzabili dell'intervento di Conte. Io anche personalmente sono andata a salutare il Presidente del Consiglio e gli ho detto che ho apprezzato dei passaggi del suo intervento, ma l'ho dichiarato anche pubblicamente. Ma gli ho detto che ho apprezzato dei passaggi, perché alcune cose, riportare la crisi in Parlamento, le parole dette sull'importanza del Parlamento, delle istituzioni, riportare Salvini alle sue mancanze sia sull'attività di governo che nella mancanza di rispetto al Parlamento sul caso Russiagate, e poi questo finale in cui dice il coraggio tu Salvini non te lo sei dato e quindi sono io che in ogni caso, anche se non c'è più la mozione, vado al Quirinale, devo dire è stata una giornata in cui mi sono sentita di dire al Presidente del Consiglio alcuni passaggi li ho apprezzati. Detto questo, io credo che in una dinamica corretta del Parlamento non sia un problema anche riconoscere, anche quando ci sono avversari politici, se fanno un bell'intervento, se condividi delle cose, ma questo non preconizza, non prenota nulla rispetto al futuro. C'è un elemento che questa crisi ha, che secondo me non ha aiutato questa crisi, quelle che sono state continue fughe in avanti fuori dai luoghi deputati, e io non voglio ripetere questa cosa, quindi con tutta la simpatia che ho per Inonde e per Telese, domani c'è una direzione del Partito Democratico. Beh, quello a prescindere. Discuteremo di contenuti per Parenzo, assolutamente di più per Parenzo. No, non vedendovi mi ero dimenticata, e Telese è sempre preponderante nella sua presenza fisica, e siamo una coppia di fatto. Siamo una coppia di fatto, dureremo più del governo Conte. Questo governo che doveva durare 5 anni e doveva darci un anno bellissimo ci ha dato un anno molto movimentato e pur nulla bello per quello che riguarda i risultati per gli italiani. Senta senatrice, e dobbiamo dare ora anche, perché il discorso di Conte oggi è stato buono, ma non ci sono state autocritiche rispetto a quanto è avvenuto nel suo governo, anzi un'affermazione di positività. Su questo noi non concordiamo, ovviamente.